rodato il tuo piede al cane. Se l'è preso il cane. Ma perché dici che gliel'ho dato? Se l'è preso il cane. Guarda, avessi saputo, gli avrei dato tutta la gamba. Non sei facile da portare con un piede solo, non mangi, dormi. Su questo non ti vengono niente. Riguardo il cane ho ragione. Poi sì, ho dato via i tuoi vestiti. Erano dei mendicanti, avevano freddo, avevano fatto la guerra, te non servono i vestiti. Te non servono. Poi che stai guardando? È un corpo umano. Ti piacerebbe che ti fissassi in questo modo? Dormiremo a turno stanotte. Non voglio che ti sparisce un altro piede e poi dai la colpa a me di nuovo. Ma poi chi è? Lo conosciamo. È lui. L'hanno preso alla fine. Lo sapevo. Sbottoniamo i calzoni. Scusa. Sono stato inopportuno. Pensavo non ti servisse. Posso sedermi là? Sì, noi siamo stati in giro tanto tempo, abbiamo fatto un po' di cose. Fa piacere avere una conversazione intelligente con qualcuno ogni tanto. Qua ci sono tante ossa da rompere. No, lui non sente. Io faccio finta che senta, perché sono solo. Shhh. Te ne sei accorto? Ho dato via io il suo piede. Mi sono svegliato, ho visto un cane che passava. Aveva la coda bassa, il piede fra i denti era spaventato. Allora gli ho tirato un sasso e lui l'ha lasciato andare. E poi l'ho richiamato e gli ho dato tutta la gamba. Perché io sono una persona limitata. Io non posso sopportare un uomo senza un piede, una donna che scappa. Io sono una persona limitata. Io non le posso sopportare le vacche storpiate, i cavalli morti. Io sono una persona limitata. Io non vado vicino ai ponti quando sembrano carcasse di ippopotami carbonizzati. Io parlo troppo. Tu sogni? Io sogno una macina, uomini, donne, bambini che la spingono. Si calpestano a vicenda, si macinano le ossa l'uno con l'altro. Molti dormono mentre vengono calpestati. Loro guardano l'orizzonte e pensano di raggiungerlo un giorno. E gridano. Poi inciampano nelle garze delle loro ferite, uno alla volta. Poi mi giro. C'è una tempesta di sabbia. E la macina si ferma. L'ultimo uomo rimasto a terra calpestato. Ci stanno guardando. Sai, prova a cercare.
e sogni divertenti ogni tanto. In uno, un uomo si sveglia, guarda la famiglia. La uccide. Poi uccide il bestiame. E poi, beh, cosa devo fare? E poi